volevo velocemente ringraziarvi per le risposte. Ho mandato una mail qualche giorno fa chiedendovi cosa volevate vedere quest'anno, no? E annunciando il fatto che anche nello scorso video che rimarrò con voi nel 2016. Poiché davvero sono rimasto colpito, stupito, vi ringrazio di cuore. Ho ricevuto più di 150 mail di risposta, quindi ognuno mi ha consigliato cose diverse da fare, ognuno mi ha consigliato cose nuove e non vedo l'ora davvero di cominciare di nuovo a produrre, iniziando da ora. E sono felice poiché molti di voi mi hanno consigliato cose come ovviamente di parlare di cultura italiana, alcuni di libri, alcuni di storia, alcuni di artisti famosi, cantanti, musica, espressioni italiane, di Babbo Natale, di Babbo Natale anche, non ci crederete, ma anche di Babbo Natale. Oh oh oh! Comunque, sono molto contento delle risposte poiché sono tutti argomenti che mi piacciono molto. Comincerete presto a vedere i nuovi video che farò giornalmente. Ero indeciso se fare una cosa con giorni alla settimana decisi, che sarebbe più difficile da mantenere, o semplicemente produrre un numero di video alla settimana e metterli man mano che sono pronti, no? Che sarebbe il modo più comodo. E sapendo appunto che ci sono nuovi video, potete controllare ogni tanto su YouTube, vi manderò delle mail, eccetera, no? Una cosa nuova che cambierò, che mi permetterà di fare più video, è che i sottotitoli adesso non li faccio scritti nel video così, ovvero prima li scrivevo qua direttamente nel video attraverso una cosa che si chiama iMovie e ci impiegavo veramente 3-4 ore a video per farli in inglese e italiano, e l'ho fatto per 3 anni, ma adesso se voglio produrre più video su YouTube mi hanno consigliato in molti di usare i sottotitoli di YouTube, no, direttamente, ed è un'idea che mi piace poiché praticamente mi dà l'opportunità di scrivere in modo più veloce e lo posso fare in italiano, li posso fare quasi sempre, qualche video magari anche senza per chi è a livello più avanzato, e qualche volta tradurli anche in inglese. Quindi ve lo dico adesso e ve lo dirò per tanti video fino a che tutti avete capito. Ma in sostanza potrete attivare i sottotitoli schiacciando questa cosa qua, che adesso sto indicando la mia gamba, ma quando vedrete il video dovrebbe esserci una cosa appunto qua su YouTube che ti fa attivare i sottotitoli, no? Qua da qualche parte. E se lo stai guardando su Facebook invece su Facebook non c'è niente, penso, quindi su Facebook, in sostanza, su Facebook non avrete i sottotitoli. Se volete i sottotitoli potete andare su YouTube, poiché su Facebook appunto se li scrivo su YouTube non ci saranno i sottotitoli nel video, ma non è un problema, vi lascio magari sempre il link al video anche su YouTube, così potete guardarlo lì, no? Ok? Quindi ecco tutto qua, in sostanza, vi ringrazio tantissimo per, diciamo, aver risposto così in tanti, mi fa molto piacere. Vi mando un abbraccione come sempre e ci vediamo nei prossimi video. Ciao 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 ciao, e non vedo l'ora di aiutarvi ancora di più a imparare l'italiano. Mentre imparate cose che non sono relative ovviamente solo alla lingua, ma come dico sempre, cose utili e che ascoltereste volentieri anche nella vostra lingua, ok? Questo è quello che sta alla base di tutto quello che faccio. Un abbraccione e a presto. Ciao 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 ciao.